un'altra prova di grande solidità e concretezza a parte del Nardò, che ha avuto forti difficoltà nello sbloccare il risultato, ma poi magari è scivolata via tranquillamente. Sì, è stata una partita tra due squadre che la volevano vincere tutte e due, però è chiaro che è stata molto tattica. Noi abbiamo cercato di fare un giro palla più veloce, ci siamo riusciti, può darsi che ci è mancato un po' di lucidità negli ultimi 15-20 metri, però davamo sempre l'impressione che da un momento all'altro potevamo far gol. L'abbiamo fatto soltanto quasi a fine primo tempo, però rispetto a loro siamo stati forse più, in mente avevamo più cattiveria rispetto al Casarano. Poi una volta che abbiamo sbloccato il risultato è stato molto più semplice. È chiaro che bisogna stare sempre attenti, perché questa è una squadra che ha tantissima qualità. Dobbiamo stare attenti a non sbilanciarci, perché una ripartenza con tutti i brevini che avevano davanti ci poteva mettere in difficoltà. Invece siamo stati bravi a fare il 2-0 e a gestirla benissimo. Abbiamo concesso pochissimo al Casarano, e concedere poco al Casarano, insomma, chi ha in squadra gente che ha fatto il professionismo e che reputo una grande squadra, alla fine dà ancora merito alla mia. Mister, i due gol del Nardò sono nati da due palloni rubati al centrocampo su errori dei casaranesi. Questo dimostra ancora una volta la grande aggressività del suo modulo nell'attaccare la palla e l'avversario anche a centrocampo. I due gol sono nati proprio così, quindi conferma la grande concentrazione, intensità e forza del Nardò di quest'anno. Sì, è una delle caratteristiche nostre, però oggi noi abbiamo preparato la partita praticamente in due giorni, perché abbiamo giocato domenica, abbiamo dato riposo lunedì a tutta la squadra, perché noi domenica scorsa a Nocera siamo rientrati a mezzanotte, quindi li abbiamo lasciati un attimo tranquilli. In due giorni ci siamo soffermati su alcuni aspetti, ed era quello innanzitutto di alzare sempre i ritmi, perché volevamo pressarli alti. La personalità della squadra si vede in quel momento, quando hanno palla gli avversari, che non scappi via ma li affronti subito. Non potevamo far giocare i loro giocatori più bravi, perché sono giocatori che hanno lo spunto, e se in 90 minuti non fanno nulla, però ecco, se li lasci liberi in un'occasione possono essere anche determinanti. Quindi noi abbiamo fatto la partita perfetta, non abbiamo concesso praticamente nulla al Casarano. Questo significa che tutti hanno fatto un lavoro, soprattutto in avanti. La reaggressione, appena si perdeva la palla, è stata forse l'arma nostra. E abbiamo rubato tanti palloni a centrocampo, abbiamo fatto oltre due gol, però in altre occasioni forse qualche ripartenza, soprattutto dopo l'espulsione, dove abbiamo ancora accentuato di più l'aggressione, dovevamo essere più bravi anche a sfruttare gli ultimi 30 metri quando in superiore numerica. Mister, la differenza tra Casarano e Nardò? Bella domanda. Ma guarda, noi tra Casarano, noi abbiamo... Non posso giudicare il Casarano, perché se dovessi giocarla oggi è una squadra che secondo me ha grandi qualità. Poi il campionato è fatto in 34 partite, la storia del Casarano non la posso raccontare io, perché io non gestisco il loro spogliatoio. Io posso dire soltanto che noi stiamo facendo qualcosa di straordinario. Posso parlare del Nardò, e siamo partiti dalla prima giornata ed è un crescendo in tutto, nei dati, nei punti, nei gol fatti, gol subiti. Punti, noi abbiamo tantissimi punti in più, mi sembra 9 punti in più rispetto all'andata. Nel giorno di ritorno abbiamo fatto, se non ero su 13 partite, mi sembra 10 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, che è tanta roba. Quindi io non guardo in casa altri, guardo in casa mia. Noi stiamo bene, abbiamo un bel gruppo di calciatori che hanno questo obiettivo di tentare, perché noi il nostro campionato abbiamo già vinto, l'ho detto e ripetuto, però siamo lì, mancano poche giornate, dobbiamo cercare di trarre il massimo a tutte le partite, sono partite difficilissime. Questa oramai è una cosa che dico ai ragazzi da una decina di partite, dobbiamo vincere tutte. Non guardiamo la Cavese, tutte le partite vinte ci proietta quantomeno ad arrivare secondi se non riusciamo a vincere. Quindi l'obiettivo nostro è cercare di trarre quanti più punti possibili per poter migliorare ancora di più questa nostra posizione. Siamo secondi, se poi la Cavese ha qualche battuta d'arresto ho i miei dubbi,
solo la Cavese può perdere a 4 giorni dalla fine con 4 punti il campionato. Altri credono perché vogliono mantenere gli stimoli ad ogni squadra. Io lo dico ai ragazzi, noi indipendentemente da tutto, noi giochiamo a vincere ogni gara e la nostra vittoria serve per confermare e rafforzare il nostro secondo posto. Poi nel calcio non si sa, non c'è una certezza, il calcio ci possono essere anche le sorprese, però insomma la mia esperienza mi porta a dire che diciamo che il campionato può perdere solo la Cavese. Mister, la prestazione imparabile del Casarano è più merito del Nardò o più demeriti del Rossatori? Ma guarda, noi la partita l'abbiamo preparata nei minimi dettagli, noi siamo stati bravi. Poi il Casarano non gli abbiamo dato la possibilità di giocare, perché ripeto, i giocatori davanti che c'è il Casarano, Citro, Burzio, Gaeta stesso, mi aspettavo un altro tipo di formazione, questo lo posso garantire. Noi in questi due giorni ci siamo soffermati su un paio di modi, difesa 3 e difesa 4 del Casarano, quindi ci aspettavamo sia una difesa 3 sia una difesa 4. Quindi i miei praticamente sapevano praticamente tutto, era soltanto aspettare gli 11 che scendevano in campo. Quando abbiamo visto che giocavano a tre dietro, i miei oramai sanno quello che dovrebbero fare, perché insomma oramai io dico sempre che ad ora del campionato tutto quello che non puoi migliorarli, quello che hanno a livello fisico, a livello mentale, però noi abbiamo una grande voglia, questa è la cosa. Poi può darsi che siccome gli ho dato 4 giorni, ho detto in caso di vittoria vi do 4 giorni, hanno dato qualcosa in più, però scherzi a parte, diciamo questi sono giocatori che mi stanno sorprendendo di giorno in giorno, perché non c'è un giorno che si allenano tutti a, ma guarda, a mille, è un gruppo che hanno una rivalità genuina, tranquilla, chi gioca e gioca, e si vede quando entra in campo, anche chi entra fa il proprio dovere. Oggi ho fatto qualche altra scelta e direi che è stata anche una scelta azzeccata, anche sin dall'inizio chi ha giocato e soprattutto anche chi è entrato, quindi io veramente devo ringraziare questo gruppo. Adesso stacchiamo un attimo una spina, perché insomma abbiamo lavorato tanto, e però da martedì bisogna pensare subito alla Fragolese, che è un'altra trasferta difficilissima come lo è stata quella di Nocerina. Però ripeto, noi se dobbiamo ancora curare questo sogno, dobbiamo cercare di prendere i tre punti. Mister, vogliamo fare gli auguri ai tifosi? Sì, auguro veramente una Pasqua serena a tutti quanti, prima di tutto. E poi voglio fare un appello a tutti. Oggi abbiamo riempito il campo perché c'è il Casarano, e non deve essere così. Bisogna riempire il campo col Brindisi, bisogna riempire il campo con l'Altamura, bisogna andare fuori casa da Fragola e bisogna andare fuori casa a Barletta, perché noi ci stiamo giocando praticamente un campionato. E quindi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno della gente che viene fuori casa e che ci dà una mano, perché noi li vediamo quando sono lì, oggi si sono fatti sentire, quando si fanno sentire ci danno quella carica in più per poter dare qualcosa in più in campo.